Ciao, buonasera e benvenuti nel notiziario del TGS. Siamo veramente costernati nel dare la notizia di oggi, che è quella che l'avvocato Sebastiano Conte è stato radiato con effetto immediato dall'albo dei giornalisti. Giornalisti? Ma che cazzo! Ma che cazzo! Signori, vado da Cruciani. Ciao, buonasera! Nuovi capelli, nuovo episodio, nuova location, nuovo ospite. Oggi con noi Sebastiano Conte. Un forte applauso! E voglio le risate, quelle della sitcom americana, quelle false. Ok, ok. Sebastiano Conte, chi è Sebastiano Conte? In realtà lui ha detto, diciamolo dopo nell'episodio, che lavoro faccio. In realtà sta nel titolo, quindi anche volendo, chi è Sebastiano Conte? Giornalista. Ho detto l'anteprima. Giornalista. Allora, io e Sebastiano ci siamo conosciuti in un posto mai nominato in questa trasmissione, che è il Lido Smeraldo. Sì, ma non mio. Sarà una puntata sul Lido, anche se dopo una domanda ci arriva. Sarà. In realtà, io e Sebastiano, essendo dopo esserci conosciuti al Lido, abbiamo scoperto che lui abita accanto, o comunque vicino, casa della mia ragazza, che prima è stata ex ragazza, adesso è di nuovo ragazza, e quindi da un sacco che bellissimo. C'è in ballo questa puntata. E questa cosa è bellissima, posso dirti perché? Perché no? Grazie. Io poi ho pensato a quanto l'amore non ha schemi. Allora, no, io ti conosco dal 2016, no, eri fidanzato con la Shari, okay. Poi la vita ti mette davanti a tante situazioni strane. Esatto. Non ti ho più visto con lei. A un certo punto, un giorno vado al bar, faccio pubblicità, no? No, perché tra l'altro Sebastiano ha nel suo quartiere un quadrato di all'incirca sì. 100 metri quadri nel quale ha tutto sì. Ha la benzina, ha il sushi, ha il bar, ha il ristorante, ha tutto. C'è clienti, tutto, lo studio, la casa, ha tutto. Quindi sì, io vivo là. E quindi praticamente nel rivederti ho detto, no, che bello, no? Cioè tu immagino nella vita di poter, no, rimettere un'altra persona, di poter cambiare tutto. Poi a un certo punto, se siamo destinati ad un'altra persona, puoi fare i giri del mondo, ma alla fine la finisci. È stato pagato per dire ed questo. Ed è una cosa bellissima. Ciao tesoro. No, non potevo. Ed è una cosa bellissima questa. Ma mi sto sentendo molto il Piero Angelo della figa, da dirti la verità. Un sommelier. Però no, a parte gli scherzi, è una cosa meravigliosa. Cioè, siete l'esempio lampante di come una persona è comunque destinata ad un'altra. Poi possiamo fare i giri di tutto quello che vogliamo, però l'amore non a schemi, e rivedervi insieme fa capire che nulla veramente è perduto in amore. Mai. Votatemi. Votatemi. Ma lui è un mio antagonista. È un mio antagonista. Sì. Perché non so se sa. Grazie per le parole. Prego, non ce le siamo dette prima. No, la verità. È vero. Quindi, comunque, fa piacere. Ma agganciandomi a questa cosa del votatemi, tu non so se sai, ma io mi sono candidato. Davvero? Certo. Oh mamma. Col programma più innovativo di Lecce e provincia. E quale sarà mai, signore? Quale sarà mai? Per esempio, oggi hanno messo Sant'Oronzo. Basta! Via Sant'Oronzo dalla colonna. Non sto scherzando. Ma San Giusto e Fortunato, dove sono? I santi giusti e Fortunato, dove sono? In realtà, premessa alla premessa della candidatura. Io e Sebastiano, io ho messo un reel con una risposta che mi ha dato Sebastiano riguardo a Mieru, Pezzetti e Cazzotti nello stadio. E lui, qua devo cambiare occhiali, scusate. E quindi praticamente bellissimo. Io e lui concordiamo sul fatto che Mieru, Pezzetti e Cazzotti non sia una canzone adatta a caricare uno stadio. Posso simularti la scena? Vai. Scontro salvezza. Ultima partita. Chi vince si salva. Col numero 30 Vladimiro Falcone, col numero 6 Federico Baschinotto, una sola maglia, un solo obiettivo, vincere e vincere. No. Però tu immagini tutto questo, l'ambiente è trepido, tutto caldo, tutto bello. A un certo punto i nostri eroi salgono la scala. Mieru, Pezzetti e Cazzotti, dimmi chi è Sinusotti. Allora, fermi, perché sennò ci sparano. Allora,
Per Enzo è un artista della Madonna. In primis riempie le piazze, fa quello che vuole. Però tu devi caricare l'ambiente, no? Ma mettimi Thunderstruck, mettimi ma pure Lisa e Laura Pausini, mettimi. Ma ti prego, Ma proprio Miele Pezzetti e Cazzotti, no, cioè, no. Per caricare l'ambiente, no. Se me lo vuoi mettere per festeggiare, quello che vuoi, per sono carità, il primo. Per carità. Comunque per lui è grande artista, a parte scherzando, diciamo la verità. No, ok. Ma non adatto alla situazione. Allo stadio. E okay. Altra cosa, cosa, fece un sondaggio su la canzone sostitutiva della pizzica, che era Aria Gaggipulina, no? Sì. Allora, il 47% degli aventi diritto al voto ha detto che Aria Gaggipulina è la canzone del panorama pizzichistico italiano. Pizzistico. Italiano. Aria Gaggipulina. Ciao Antonio Castagnano, ti vogliamo bene, grazie. Una canzone del cazzo, cioè per carità, bella, bella. Ma che canzone è? Cioè, ha veramente la fama che merita? No, ne ha molta di più. Molta di più. Per me ci vorrebbe una zitella, per me quella. La zitella. Per me la zitella. La zitella, che non è stata nominata nell'episodio Magarelli, ma la zitella. Per me la zitella. Che la balli anche, nel senso come ballo di gruppo, capito? La sanno tutti. Sì, sì. E si scopa, si spazza pure quella. Diventa una pazza. Diventa una pazza, carina. Quindi allora, niente, hanno ragione loro. Tornando un attimo un po' più calmi, quindi serve uno switch. Al discorso candidature, ok? Io mi sono comunque candidato, vabbè, votatemi, eccetera, sì. Ma in quanto avvocato tu sicuramente avrai, non dico un rapporto stretto, ma comunque un rapporto con quel settore, in qualche modo. Conoscerai gente, ti avranno chiesto il lui favore, allora, dai, ma non ti nascondo. Posso raccontare questo aneddoto per far capire, perché la politica è una cosa seria, e mi tolgo gli occhiali. Vai. Quindi non fa per me. Allora. No, vogliamo. Tempo fa, okay. Mi scrive uno e mi fa: Sebastiano, ma sei impegnato? Ma tempo fa gli anni? Tempo fa, qualche mese, qualche settimana fa, perdonami. Okay. Mi scrive uno e fa: Sebastiano, ma sei impegnato politicamente? Ho fatto: guarda, no, perché comunque sono una persona libera, mi piace, io sono molto serio sul fattore politico. Allora, no, perché ti vuole conoscere una che praticamente ti vuole offrire un aperitivo per parlarti del suo programma elettorale, pausa, ed è anche separata. Occhiolino. Ora. Bei tempi quando per corromperti davano la 100 euro, no? Per votarmi, adesso... bei tempi. Adesso invece si gioca sul fattore separate. Adesso è separata, occhiolino. Cioè, ma bisogna accontentarsi di un po'. Cioè, ma vi rendete conto? Mi avete detto di votare Tizia, Gaia, Sempronia, Chiazzo era quella, perché era separata. E io mi sono sentito. Ma questa dire è una cosa grave, però. Ma questa è una cosa bellissima. No, però dai, Sebastiano non sembra, però è un gran lavoratore. Sì. E non, cioè, no, non perché magari lo vedo che si impegna, ma è tutto firmato. Cioè, non c'è una cosa presa dai cinesi. No, quindi sicuramente lavora tanto per fatturare tanto. Sto scherzando. È bravo. Sto scherzando. Perché comunque sì, mo, a prescindere. Si vede la passione con la quale parla dell'argomento. Quindi... La politica è una cosa seria. Allora, ci sono le elezioni a Lecce, no? Allora, adesso si stanno aprendo. Adesso si stanno aprendo i due schieramenti Salvemini Polibortone, no? Okay. Allora, chi. No, la scongelata. Chi hanno riesumato tipo Michael Bublé, no? Quelle cose così a Natale. Okay. Hanno riesumato tipo Tutankhamon, è uscita così a Polibortone. Con tutto rispetto, ciao Adriano. E Salvemini, no? La cosa bella è che chi critica l'altro, no? Per cosa? Per delle idiozie. Perché su Salvemini si dice le piste ciclabili, perché sono su quello. Polibortone, il filobus, no? Ci fu lo scandalo del filobus. Metropolitana in superficie. Il filobus. Ma in realtà, tanto nel periodo. Che fai... tanto nel periodo Polibortone quanto nel periodo Salvemini, in realtà Lecce ha conosciuto ottimi momenti. Risultati. Di altezza. Okay. Con Polibortone ci fu uno sviluppo economico impressionante a Lecce, turismo, tutte cose sotto il profilo di Polibortone. Sotto il periodo di Salvemini invece un po' più morigerato, ma Lecce non ha mai avuto problemi di cose di bilancio. Quindi insomma ognuno c'ha la cosa positiva. Ecco perché dico, a un certo punto si sta litigando tra Salvemini e Polibortone sulle cacate. La pista ciclabile, luci di Natale, il filobus. L'albero del merda. Quindi tutto ciò si risolve con... Votate Filippo Perrone quest'anno alle candidate. Alle elezioni, poi non so manco parlare, cazzo. Ma più. Sì, ma... Quindi, tornando da dove siamo partiti, io e Sebastiano Conte li siamo conosciuti al Lido. Però, visto che la puntata col capo animatore è un'altra puntata, giustamente, la pilot, nel Lido, nel ruolo da capo animatore, ne hai comunque vissute in 2 mesi e mezzo, no? Se mi devi dire un episodio lidistico,
un che, episodio lì che ti ha preso, che ti rimarrà, capito? Bello, brutto, no, tremendo. Allora, brutto. Allora, tremendo. Allora, tremendo. No, allora io, guarda, quel posto mi ha segnato l'animo, devo dirti la verità. Certo. Perché io abituato a non per essere, che non sono Fiorello, però abituato a lavorare in villaggi dove almeno avevo 16 ragazzi sotto, averne 5, dove a Ferragosto il massimo che potevo fare era il karaoke, perché dovevo fare il karaoke con i balli di gruppo e mi veniva il bambino che mi diceva a che ora facete la baby dance, mi veniva di prendere, di darmi sulle rotule. Allora io quel posto l'ho tanto amato quanto odiato, quel posto. Però una cosa dissi, la, praticamente la partecipazione è quasi pari a zero a momenti, perché ognuno ha la sua li devi tirare, li devi tirare. Un giorno dissi, ah sì, adesso vi faccio vedere io. Mi inventai che il Lido Smeraldo era stata selezionata per accogliere due tartarughe caretta giganti. Non so, qualcuno se la ricorderà questa cosa. Lascia stare, c'ho il video pure. Poi dietro c'è Davide Quattro, dietro le quinte, che sta dicendo ricordo. No, poi ti faccio il video. A un certo punto mi inventai questa cosa. Praticamente si erano partiti da Barletta a un certo punto, perché volevano vedere queste cazzo di tartarughe caretta gigante liberate al Lido Smeraldo. Credetemi, c'era un corridoio umano con 700 persone a destra, 700 a sinistra, quelle davanti e quelle dietro. Le tartarughe caretta e arrivano Edoardo e Kevin, Alessio Bruzzese, sì, e Kevin travestite da tartarughe, facevano ragazzi, non mi hanno parlato per 3 giorni. A un certo punto andai a salutare uno e mi disse: ehi, ti è in dialetto, che io oggi ho fatto venire pure i panetti per le brindisi, metti che mi ha piccato per culo. Non te lo ricordi? Che allora, c'erano col tutone verde che... No, raga, fu quello un momento... sulla spiaggia. Fu un momento bellissimo, perché poi sentì l'audio. No! E io, no, fessi. Questo spiega perché Sebastiano ha fatto un solo anno. Un solo anno, io sperlo. No, meno male no. Però nel senso... No, comunque... Ed è stato bello perché lì feci anche un'altra cosa. E lui è stato uno dei protagonisti. Actor Day. Il musical su Padre Pio. Allora, tu dici... No? Io ero il primo a dire, quando comunque stava iniziando a formare il cast, si può dire. Sì. E non mi ricordo chi me lo propose, disse, guarda, Sebastiano sta pensando a questa cosa di fare un musical su Padre Pio. E io ho detto, ma che cazzo si è bevuto Sebastiano per fare il musical su Padre Pio allo Smeraldo? E tuttora penso che sia inadeguato per il Lido. È vero. Perché non era un argomento, diciamo... inerente da villeggiatura, certo, siamo d'accordo, ma di una bellezza unica, fantastico. E rendere, ma e lo dico appunto da non ultracattolico affezionato in qualche modo alla figura di Padre Pio, ma da persona normale, tra virgolette, un musical su Padre Pio che non ti dice niente, poi lo vedi ed è bellissimo. Però c'è da dire che la nostra interpretazione non è all'altezza dell'originale, e vi invito magari non a guardare il musical, perché magari spezzone. Devastante. Sfido a trovare un musical che sia sulla stessa tematica, bello allo stesso modo, tipo il musical su Madre Teresa di Calcutta, per esempio. Okay, non esiste. Okay. No, sullo stesso argomento no, quello c'è da ed dire. Ed è no. Meraviglioso. Però era molto bello, era veramente molto bello. E Actor Day. Strano, molto strano. Oggi... Momento domandine. Vai. Domande che faccio all'avvocato, ok? Adesso non alla persona. Ok. Serio. Prima domanda. Io ti ho chiesto di venire in toga. No. Perché non puoi venire in toga? No, non usciamo. Allora, la toga... Allora, io arrivo alla fine. Io a mia madre ho detto, se dovessi morire... Cioè, io il giorno che... voglio essere seppellito in toga. Con la toga. Ok. La toga è parte dell'animo dell'avvocato. Poi io sono un avvocato penalista, principalmente. Quindi per me la toga è veramente... No, sì, la sapete, quella storia, potevo raccontare la storia io. Per me la toga è segno di dignità e decoro, quindi io piuttosto posso venire con le magliette rosa, posso fare i capelli verdi, qualsiasi cosa. Ma in aula... Ma la toga deve essere rispettata dall'inizio alla fine, quindi venire in toga sarebbe stato disonorevole. Proprio per la professione, non solo mia, ma per la professione proprio del concetto di avvocato. Ma rischi qualcosa anche?
Sì, dei richiami, non okay, dico la sospensione, okay, ma al momento anche pure, perché veramente okay, è dignità e decoro della professione. Okay. La toga... E più non puoi, quindi oltre no, che un sentimento è proprio non ma poter... poi per me la toga okay, è proprio un momento di vita, cioè io quando la indosso sopra mi sento una persona totalmente diversa. Ok, ma e tipo amo. Hai mai visto, cioè sei mai stato parte di una scena da film, quindi tipo, signor giudice! Sì, ma il processo genere, penale... Io mi oppongo... No, io mi oppongo è... No, mi oppongo è l'America! Al, no, è al coso, al Shrek che fa... Io mi oppongo! Al matrimonio, vabbè. Però qualche scena da film sì, di quel tipo? Ma sì, perché... Allora... Con i peli alti tanti? Sì, sì, perché quando a un certo punto ci sono quei processi, quei processi... seri. Belli. Io da pochissimo sono avvocato, io da 2 anni e mezzo sono avvocato, non è che sono da chissà da quanti anni, però mi hanno detto quanti? 2 anni e qualche mese. Ah, ok, anni ok. E mezzo. Mia madre, per esempio, lo fa da 20 anni questo lavoro, okay, no? Quindi io tra pratica e professione ho visto dei processi bellissimi dove okay, tra pubblico ministero e avvocato si creava quella cosa dove ognuno doveva opporsi all'alma. Bellissimo. I okay, giudici si divertono quando è così. Okay. Poi magari perdi, però vabbè, ti diverti, però ti diverti. È bellissimo, quindi sì. Sì, sì, sì. E invece per processi in cui poi dici, Madonna mia, che cagamento del cazzo. Sì, cioè, io non per i miei colleghi, io il civile guarda veramente una cosa. Non lo so, non riesco proprio. Però lì devi fare il gesto. Ok. Ai ah, pregiatissimi sì, colleghi. Più di penale. Ah, voglio. Allora, al penale, civile, più di penale. Quando arrivi. Quando arrivi. Okay. Al penale, quando arrivi, sì. Ok. Ma proprio sì. Al civile, anche, il anche medio, se non arrivi, ma sì. Il medio spinge. Sì. Il medio spinge. Ciao e colleghi civilisti, dovessi... ti voglio bene, ciao. Serata. Ma se ti dovessi chiedere, un domani esce la notizia, Sebastiano Conte sì, è finito in galera, no? A per breve, quale motivo sarebbe? Cioè se io dovessi dire qual è il motivo, reato... Il reato, esatto, cioè, che ti porterebbe dire... a finire in galera. Economico, qualcosa di relativo ah, okay, al fattore falso in bilancio, sì, cose del no, genere. No, più che falso in bilancio, che ne so, qualcosa di riciclaggio, qualcosa relativo al fattore puramente economico. Ah, ok, ok. I soldi senza toccare muovono le persone. Il no, 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 no. Ah, sì, perché in realtà tu le tocchi le persone indirettamente. Ah, vabbè, sì, però senza mettere le mani addosso. No, 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 è una cosa stupida. Guarda, okay, se tu vuoi fare del male a una persona, okay, toccagli il portafoglio. E questo segnatevelo in sovraimpressione. Se tu vuoi fare male a una persona, virgola, toccagli il portafoglio, punto esclamativo. Sebastiano Conte, basso a destra. Cheat. Sì, perché i soldi sono una cosa che tutti dicono, l'importante è la salute. Sì, ma quando poi c'hai la salute, gli dici se non bilancia 50 euro se sta in tasca. E anche questo. Ospedali. No. Quindi qualcosa di economico. E se invece questa è seria, se tu potessi commettere un crimine, sì, assumendotene le responsabilità, okay, avendo la certezza che quel crimine non verrà mai più commesso dopo di te, quindi tu sarai l'ultimo a commettere un crimine. Ah. Vabbè, io dico crimine da sì, un reato, sì, sì, va bene, un crimine. Quale sarebbe? Cioè, spiegami, io commetto un reato, okay, nel momento in cui lo commetto ne paghi le conseguenze, ne pago le conseguenze però nessuno... Tu sarai l'ultimo a farlo, sarà l'ultima volta che quel reato si verifica, quella... Sì. Le violenze sessuali sono okay, sì, allora anche okay, a danno di un minore, non mi oscurate, non mi criticate se non merda, tutte okay, queste cose. Ah, il beh, concetto giusto, è importante. Allora ti racconto questo fattore a livello lavorativo, questa storia. I reati a sfondo sessuale okay, sono considerati anche più gravi degli omicidi. Ok, ok. Sono giusto, considerati anche più gravi. Giusto. All'interno delle carceri italiane ci sono delle sezioni apposite dove vengono messi queste persone da reato di codice rosso, si chiama, cioè okay, delle violenze sessuali. Perché okay, all'interno dei detenuti comuni, spaccio, furto, tutte queste vabbè, cose, qualsiasi, quando vedono un violentatore, ok, sono quelli che dicono, madonna, mo che va in carcere, mo l'uccidono. Ma veramente così, però succedono. Allora queste persone vengono messe in sezioni apposite per essere comunque tutelate. Ora okay, non facciamo dagli altri carcerati, dagli altri detenuti okay, okay. Non facciamo il concetto di populismo, ascoltiamo la storia in quanto tale. Quindi il discorso è, se io dovessi essere certo che okay, l'ultimo reato sulla faccia terra lo commetto io e poi per la vita nessuno più lo fa, quello. È una bella risposta questa qua. Quello. Voglio dire, quello. Di tutto rispetto. Spero possa essere compresa. Mo, comunque, mo, per alleggerire un pochettino. Sì, sì, no, dai, scendiamo. Sebastiano, oltre che essere un ottimo avvocato, metterò il numero di telefono, la mail, sì, sì, la sì, PEC, tutto in sì, descrizione, sì, in modo tale che possiate contattarlo. Soprattutto. Perché avanzo soldi anche, quindi... È un ottimo calciatore. Scusate. È un ottimo calciatore. Infatti, il soggetto sta venendo oggi, sì, adesso, da un'ora, da una partita...
persa 2-1 ed è il difensore. Sì, io sono un difensore. Difensore, sì, sì, perché comunque è ruesso. Gran fisico. Della Nazionale Avvocati. Sì, no, vabbè, degli Avvocati Lecce, giocavo che, a che, livello nazionale. Ma è tipo quell'associazione, tipo la squadra del cuore. No, no, è una cosa seria. No, è una cosa serissima, è la mia nazionale. Allora, io gioco a calcio in una squadra che si chiama, vabbè, lo Spongano Calcio, gioco a calcio in una squadra. E... che non c'entra con gli Avvocati. No, no, c'entra niente, è una categoria, faccio questa categoria. Okay. Poi gioco con questa rappresentativa di Avvocati Leccesi, che sfidiamo gli altri colleghi a livello nazionale. Oggi abbiamo giocato per Cosenza, per esempio, no, abbiamo perso 2-1 e vabbè, ci può stare la sconfitta del calcio. Però bello, il calcio bello, la mia vita, mi deve tanto bene. Un altro sport che io amo tanto è il padel. Signori, ma che cazzo di sport è il padel? Ma voi siete seri? Allora, adesso posso sfogarmi come un assassino di quelli proprio... Mettiti gli occhiali. Allora, io premetto, devo dire con tutta onestà, che io non ho mai giocato a padel, però un po' di voglia di provare ce l'ho. Provare prima di dargli contro, allora, perché comunque non posso dire se non conosco, quindi io vorrei provare il io padel. Non ho mai convincimi giocato a provare. Io ti convinco adesso, ti do un paio di così di argomentazioni che mi stanno venendo in testa adesso, del perché il padel non è uno sport, non è uno sport. Uno, innanzitutto voi padelisti non avete un'identità di vestiario, venite vestiti veramente in maniera indecente, indecorosa, venite con i pigiami. Scusa, posso fare un attimo una pausa? Sebastiano oggi è venuto con queste scarpe. Ottime scarpe per raccogliere cicoria, signori. E dice ai giocatori di padel, non avete vestiario. Allora, atroci. Sì, venite vestiti con i pigiami, con le canotte tipo da carpentiere, i pantaloncini della Kipsta, le scarpe, le Crocs. Non avete un'identità di vestiario, oppure ce l'hanno al contrario, che costano 700 euro l'abbigliamento. Sì. Vabbè, dai, comunque l'abbigliamento sportivo costa, dai, anche sì, se giochi a pallone, se giochi... Ma il padel, fase 2, che io odio il padel. Fase 2. Vi sentite degli atleti, ma concretamente non siete atleti, perché ci avete la panza così. Allora, giocate su un campo che è di 100 metri quadri più o meno. Diviso 2 sono 50 metri quadri. Okay. Quel diviso 2 a sua volta diviso 2 perché giocano in 2. Quindi voi vi muovete su una superficie di 25 metri quadri a malapena e fate: oh, sembrate Federer, Nadal. Ma non vi fidate! Non vi fidate! Non vi... È veramente, cioè, è scandaloso, veramente. È impazzito. È impazzito. No, veramente, io. Possiamo fare un referendum contro il padel? Per abolire il padel, ve lo giuro. Votatemi! Aboliremo il padel. Esatto. No, non è vero. Ma, cioè, boh, tornando al discorso pallone, perché il padel ovviamente è impraticabile come discorso. Ma il fatto del giocare con altri avvocati, cioè, che in qualche modo, non penso, ma la professione rientra. No. Oppure vedi gli avvocati in aula, ovviamente. No, e cagno. Poi li vedi tutti incravattati in aula e dentro il campo si bestemmiano madri, sorelle, parenti vari. Accenni di risse vere, minacce, ti aspetto lì, ti faccio questo, collega, cose proprio... Però no, c'è un principio. Ma che si ripercuotono no. Nel vabbè, no, anche ironicamente, ma non vi coglionate nel senso: oh, ti strappo la toga. Non so quale può essere un insulto tra avvocati. No, questa no, sempre perché la toga. Vabbè, la tonza. Toga. Però tu immagini campionato di avvocati, ti immagini qualcosa di pizza, fighi e scapoli ammogliati. Okay. Vieni a vederci, vieni. Tosti? Vieni a vederci, vieni. Tosti? Mamma mia. Disse di quelli che perdono 2-1 contro il Cosenza. No, che c'entra, no? Ma tanto dobbiamo andare a Cosenza noi, mo vedete. Mo. Ma tu quindi nazionale, quindi ti muovi ovunque? Sì, quest'anno stiamo facendo Girone Sud, quindi faremo Palmi, Cosenza, Reggio Calabria. E poi ci qualificheremo, nel senso, se ci dovessero qualificare le fasi nazionali, poi incontreremo Palermo, Milano, Torino, Genova, Torre Annunziata. Sì, cose sì, nordiche. A livello nazionale. Cioè direi comunque, mo, ricollegandomi al discorso, la presenza di Sebastiano è particolarmente apprezzata, dato il fatto che comunque sta giocando il Lecce Calcio adesso. Lulecce Nesciu. Allora, Lulecce Nesciu. Aggiornamento. Sono temporale. Ironico, ovviamente. 0-0. Pieru, Pezzetti e Cazzotti. Va bene, 0-0 per Lecce. O per l'Empoli, io non lo so. Vabbè, 0-0. Va bene. Hanno montato il mega schermo nuovo. Sì, oggi. È vero. Poi dicono che Salvemini non fa niente. Ha messo il mega schermo, signori, eh. No. Ha messo il mega schermo. Lo sai che il presidente del Lecce è un avvocato?
Davvero? Saverio Sticchi, Sticchi Damiani, come no, è un grandissimo avvocato. Lui fa diritto amministrativo principalmente. Quindi soldi? Sì. Vabbè, ma no, lui, ecco, lui veramente bene, sia per livello professionale, perché lui veramente è un maestro, cioè lui è professore, parliamo del top. E come presidenza del Lecce, cioè, non possiamo dire nulla, non possiamo dire nulla. Poi, ultima domanda avvocataria. Avvocatesca. Avvocatista. Avvocatista. Com'è, perché questo lo so anch'io, lavorare con la madre? Perché anch'io lavoro con mio padre, ok, in un settore completamente diverso da quello di informatica, però il contesto è quello. Mm. Quindi, non so comunque sinceramente la carriera di tua madre, ok? Quindi se ha fatto, se è un nome conosciuto, se ha fatto grandi cose. Altri livelli. Ok, però in un settore che io personalmente reputo superiore in qualche modo, ok? Più o meno. Perché comunque penso che abbiano, non dico le chiavi per gestire la società, però un tassello fondamentale del, proprio del sociale, ok? Conosciamo, conosciamo delle cose. Ti rispondo alla domanda e poi momento pubblicità che è importante. Okay. Allora, io devo chiarire questa cosa perché molti me lo chiedono. Io non lavoro con mia madre, perché io e mia madre abbiamo due caratteri molto particolari. Okay. Perché mia madre è molto, un focolare domestico, molto mamma. Nel lavoro cambia da così a così. Ok. Io posso per essere io chi mi conosce sa della mia essere molto scherzoso, tutto quanto, tutto quello che vuoi, però nel lavoro cambio da così a così. Ok. Due caratteri molto forti cozzano, collidono. Quindi mia madre, entriamo nello stesso studio, ma lei gira a destra e io giro a sinistra, quindi concretamente non lavoriamo insieme. Ok. Nel risponderti invece a una seconda domanda è, conosciamo, in realtà noi conosciamo delle cose che cerchiamo di spiegare alle altre persone che molto spesso non accettano. Per esempio, no, tra poco arriva l'estate. Ok. Domanda: ma io posso portarmi il panino in spiaggia? Quante volte avete letto, è vietato portare panini e bevande dall'esterno? Quando leggete questa cosa, voi dovete andare col paninozzo e la puccia, con la Coca-Cola, mangiarvelo di fronte al proprietario del lido. E lo potete fare, signori. Perché, e a risso arriva l'avvocato Sebastiano Conte. Questo è impazzito. Sì. Mettiti la toga. No, non posso. perché il discorso è, il concessionario del Lido non è proprietario della spiaggia, ma ha una concessione per l'utilizzo di un servizio che è quello di affittare i lettini e l'ombrellone. Okay. Ma non possono dettare regole di diritto privato all'interno di un luogo pubblico, cioè un luogo che assolve la funzione di poter far godere quel bene a chiunque. Questo è forte. Signori, ha detto 4-5 parole tutte complicate. Il discorso centrale è, se volete portarvi il panino, lo potete fare, direte, allora posso portare una degli de marangiane? Okay. No, perché con questo caso collidereste con la dignità del luogo pubblico o comunque anche per questioni di igiene. Ma se arriva il proprietario figo del Togo Bay, facciamo pubblicità anche al Togo Bay, che vi dice no signori dovete comprarvi la mia insalata che costa 20 pubblicità ti stai dando addosso, sì vabbè, non fa il culo Togo Bay, che vi dice no dovete comprarvi la mia insalata che costa 26 euro perché è fatto col tonno di Gallipoli, che cazzo è, voi prendete il panino con la salamella e mangiateglielo in faccia e lo potete fare, e chiamate anche la guardia costiera che arrivano in vigileranno, vigileranno sulla corretta esecuzione di questa normativa. I lidi non sono proprietari, ok? Sono dei semplici concessionari. Ma la guardia costiera viene sempre in barca, la guardia costiera? Immagino solo in barca, capito? No, ho detto guardia costiera nel senso capitaneria di porto, mi veniva la parola. No. Comunque c'è altri lidi. Comunque signori, tutto questo momento pubblicità, sovrappressione, mettete Togo Bay. Ho scritto un libro. Ha scritto un libro? Io ho scritto un libro. Ok. E non l'ho ancora prodotto perché vogliono 2500 euro per la produzione. Metti loro. Eccolo lì. 2500 euro. Allora lo tengo lì fermo. Ma io ho scritto un libro che si chiama Avvocato, ci sono novità? Che è una frase che chiedono tutti i clienti. Dopo, tipo, facciamo una denuncia il giorno dopo. Avvocato, ci sono novità? Sì. Abbiamo arrestato. Guarda, già in galera, guarda. Cioè, e quindi questo libro tratterà di 7 tematiche di civile e di penale, quelle più facili, dove la gente pensa una cosa, ma è tutt'altro. E io ti spiego in maniera simpatica e veloce, che è come dico io, non è come quindi insieme. Case editrici che ci seguite, pubblicate sto povero Cristo. E non mi chiedete 2500 euro che non ce li ho. Non ce li ho per dargli a voi, che è diverso. Ma poi anche l'altra cosa, ecco, questa è un'altra faccenda sociologica.
Ok. Ma perché in Italia, se uno fa i soldi tipo Sebastiano Conte, si deve vergognare di averne? Perché? Cioè, io in America dici, oh cazzo, lui ha fatto i soldi, bravo, complimenti, vorrei essere come te. Invece qui, no, qua non lo so se al sud, al nord, no, è indifferente, se uno fa i soldi, cazzo li deve nascondere, perché altrimenti, oh, sei un gradasso, sei un arrogante, sei un, cioè, uno in Italia, tanto più guadagni e tanto più lasci. Ok. In Italia, tanto più guadagni e tanto più lasci. E perché te ne devi vergognare? Ma non è vergognarsi, a parte che c'è un presupposto di invidia, di cose. Ok. C'è un presupposto di invidia, ma facciamo finta che non c'è l'invidia. Il discorso è, purtroppo, tra virgolette, purtroppo in Italia, se guadagni 100 ti tolgo 1, 60. Se ne guadagni 1000 te ne tolgo 900. Ok. Concretamente c'è un... una disparità. Disparità che da un punto di vista potremmo anche dire va bene, perché... non creeremmo dislivello sociale. Okay. E io sono più o meno d'accordo. A però, ognuno secondo le sue possibilità. Però c'è uno, immaginate che lavora una vita, no? Lavora sì. tanto, arriva sta arrivare... parlando di lui in questo momento, eh? No, io no, però sai quegli imprenditori, no, sì, veri, certo, imprenditori puri, sì. No, gli sì. imprenditori che si trovano ad avere gestire grossi patrimoni, a un certo punto si trovano sommersi da imposte, tasse, da dovete pagare quello, dovete pagare quell'altro, tasse, spazzature che arrivano a non si capisce quanto. Maledetta Tari. Quindi in Italia bisogna fare il nero. No. Non è vero, non è vero. Così poi che succede? Vi infognate e andate dall'avvocato. Eccolo lì, vi aspetto. Ci farà più nero di voi. No, non è vero, non è vero. Scherzo. Agenzia delle Entrate, sto scherzando. Secondo me si è compromesso abbastanza. Sì, comunque, sì, dottore, penso che questo sarà l'ultimo episodio nel quale vedremo Sebastiano. Sì. L'unica, l'ultima occasione nella quale vedremo Sebastiano. Quindi, grazie per la presenza. Ci sarà un prossimo episodio? Ci sarà la guardia di finanza? No. Sicuramente sì. Ci sarà la polizia sopra? Sicuramente. Alla prossima. Ti sei infognato malamente. È impazzito. Ha preso una tangente poi sul paddle infinita. Fantastico. Dove stai rendendo conto che mi sto infognando? Taglia. Dove ti rendi conto che sei simpatica? Aumenta il volume. E adesso ovviamente sono Sebastiano Conte ci saluta. Che deve andare a pecorare. Ciao a tutti. Ragazzi, io sono divertito un po'.